Buongiorno e bentrovato a ECG Regione, al nostro prossimo ospite, Alessandro Di Battista. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Buongiorno Di Battista, ben ritrovato. La prima domanda esula da Mafia Capitale e insomma è una mia curiosità. Se lei fosse un cittadino francese oggi, dopo quello che hanno fatto i francesi in Libia e considerando quello che stanno facendo oggi i francesi al confine di Ventimiglia, si vergognerebbe? Io non so se i cittadini francesi ne siano a conoscenza. Per quello ieri Manlio Di Stefano, il nostro capogruppo della Commissione Estera del Movimento 5 Stelle, proponeva di bloccare Schengen con la Francia, così se avessero qualche disagio probabilmente si renderebbero conto che stanno compiendo davvero la distruzione anche dello spirito umano, oltretutto anche dei reati, perché a quanto ci risulta noi stanno rimandando in Italia dei cittadini africani, degli immigrati che erano già stati accolti in Francia perché hanno nelle tasche degli scontrini parigini. Questo l'hanno scoperto i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle in Liguria. È una vergogna, però francamente dimostra ancora una volta che siamo sudditi. Non vi dimenticate che sotto il governo Berlusconi, con la Lega che poi non fece affatto opposizione interna, faceva parte del governo, noi obbedimmo a un diktat della Francia e degli Stati Uniti d'America per deporre Gheddafi, quale era un dittatore, per l'amor di Dio, ma è compito dei popoli sovrani di istituire i dittatori, non delle bombe straniere. L'Italia, che comunque aveva un canale privilegiato dal punto di vista economico con la Libia, ha dovuto accettare supinamente i bombardamenti, la destituzione di Gheddafi, e quindi la Francia si è tenuta il petrolio e noi ci siamo tenuti i barconi, di questo si tratta. E oggi, cornuti e mazziati, i francesi addirittura bloccano le frontiere o ci rispediscono in barba allo stesso trattato di Dublino che la Lega e Forza Italia nel 2003 firmarono, e poi è stata rifirmata l'ultima versione da Letta nel 2013, ci rimandano degli immigrati quando dovrebbero restare in Francia. È Proprio incredibile questa questa è la. cosa che avete scoperto di Battista. Quindi non solo bloccano le frontiere, ma utilizzano questo espediente anche per rimandare in Italia dei Esatto. migranti che già erano arrivati in Francia. Esatto, perché loro dicono, i francesi, che in realtà erano sbarcati sulle coste italiane, per cui per il trattato di Dublino spetterebbe il riconoscimento, diciamo tutta la prima fase di lavoro, appunto spetterebbe alle autorità italiane. Loro con questa scusa ti rimandano indietro dei cittadini africani che però erano già riusciti, probabilmente illegalmente, anzi sicuramente illegalmente, però a raggiungere la Francia, nello specifico Parigi. Pensi che questi cittadini nordafricani mostravano ai nostri consiglieri regionali appunto degli scontrini di acquisti di panini, di bibite a Parigi, quindi li hanno presi, in pratica li hanno rispediti in Italia, approfittando, ripeto, della carenza di uno Stato che ormai l'Italia non ha più nessuna forma di credibilità internazionale, si veda nello specifico nella questione Marò, si veda appunto nella guerra in Afghanistan, dove tuttora siamo lì a buttare 1,5 milioni di euro al giorno, una guerra lontana, quando la guerra ce l'abbiamo in casa. Questa è la dimostrazione evidente che è uno Stato che negli ultimi 20 anni si è occupato essenzialmente a legiferare per salvare i criminali e i delinquenti, perché di questo si tratta, e non il cittadino italiano, mai a fare il bene collettivo, l'interesse generale. Ecco Di Battista, tornando a Roma e a proposito di essere a conoscenza delle cose, questa mattina cercavo traccia sui giornali dell'assemblea organizzata per oggi in Campidoglio dal Movimento 5 Nulla. Stelle, non c'è nulla. Si stupisce È ancora di evidente. questo? No, non mi stupisco, ma infatti io questa radio è seguita, io ormai mi muovo con canali alternativi e quando mi invitano nelle TV in diretta ci vado, perché in diretta tu puoi dire quello che vuoi, ma i giornali quasi mai rilascio interviste, perché davvero. Cioè, ci siamo, non so se sia vero, però accreditati a Roma al 30%. Ieri il presidente Renzi, in un'intervista al Corriere, dice: io non temo Di Battista, non temo il Movimento 5 Stelle, quando evidentemente teme che possiamo andare alle elezioni a Roma, e nessun giornale scrive due righe che oggi la seconda forza politica del paese, che è una forza politica estremamente seguita a Roma, ripeto, ci danno il 30%, non so se sia vero, i sondaggi ci credo relativamente, organizza un'assemblea cittadina sotto la statua di Marco Aurelio, sperando che non se la sia ancora rubata, e nessun giornale scrive due righe. Insomma, questa è la dimostrazione che l'informazione, ahimè, è schiava del potere. Un potere, tra l'altro, anche estremamente debole in questa fase. Questa politicamente è Ma lei molto pensa che potrebbe essere difficile una scossa quella di oggi? Potrebbe arrivare una scossa all'amministrazione Marino da Piazza del Campidoglio oggi? reggere. Ma io penso che più loro si rendono conto che c'è il rischio concreto che possano perdere il governo della capitale, più sono ancorati come delle cozze, però. Fino a quando, ma soprattutto gli conviene. Io penso poi che i cittadini romani, che non sopportano più Marino, al di là di Mafia Capitale, Roma fa schifo, Roma è sporca, Roma è insicura,
le strade sono distrutte, i mezzi di trasporto ci fanno vergognare di essere una capitale europea, ma cioè, Siviglia, il sud della Spagna, un tempo l'Andalusia era la regione più povera della Spagna, ci dà una pista sotto tanti punti di vista. La mondezza a Roma è ancora gestita come la gestivano gli etruschi, ovvero o la sotterriamo oppure la bruciamo, o la sotterrano o la bruciano, e poi scopri che il monopolista Cerroni anche lui è sotto indagine, sotto processo, perché evidentemente le cose non sono state fatte bene. Ecco, i romani non sopportano più Marino. Se non lo sopportano più non basta lamentarsi, oggi devono scendere in piazza, devono venire con noi al Campidoglio e circondare pacificamente il Campidoglio per pretendere una cosa normale, cioè che si vada al voto e si faccia pulizia. Oggi anche il Papa, se non sbaglio, diceva Roma ha bisogno di una nuova scossa morale. Ecco, l'unico modo per dare una scossa morale è andare al voto. Penso che ce la faremo, che i romani parteciperanno in massa, e che si stiano rendendo conto che c'è bisogno di un cambio sistematico totalmente. Di Battista, prego. Abbiamo letto sul blog di Grillo che il movimento ha preso una chiara e netta distanza dagli Spada. Pensa che Orfini abbia capito che se uno jihadista condivide un post della Casa Bianca, questo non fa di Obama un terrorista? Esatto, non lo so. Io gli ho fatto questa battuta a Orfini, che se lui fosse ipoteticamente pizzicato a bersi una birra con Totò Riina direbbe però è la birra preferita dei 5 Stelle. Insomma, sta facendo delle figure piuttosto barbine, anziché chiedere scusa, dimettersi, perché evidentemente non ha compiuto nulla del suo mandato, perché non hanno, il PD romano non è stato commissariato da Orfini, è stato commissariato dai carabinieri. Le tessere del Partito Democratico non le ha azzerate il Partito Democratico, ma le stanno azzerando gli elettori, a Roma quantomeno, ma non soltanto a Roma. Io penso che doveva soltanto stare zitto, però sapete, quando un animale è ferito tenta in ogni modo di attaccare, lo fa anche in maniera piuttosto goffa, come l'ha fatto Orfini. Vabbè, ma insomma andiamo avanti, se comunque non c'entriamo nulla con i criminali, siamo gli unici puliti in questo mare davvero di fango. E in programma una fiaccolata importante anche a Ostia, vero? Sì, la faremo il 27, perché come sapete Ostia è una città più che un municipio. Sì. E il mini sindaco del Partito Democratico, un tal Tassone, è stato arrestato appunto nell'inchiesta Mafia Capitale. Una cosa che spesso viene ignorata, Marino attualmente, nonostante sia stato costretto a sostituire i suoi 4 consiglieri arrestati il giorno in cui esultava come se fosse passata una legge straordinaria, ecco, lui esultava il giorno in cui è stato costretto a sostituire 4 suoi consiglieri comunali arrestati, ecco, comunque Marino tuttora governa con i voti degli arrestati. Non ci dimentichiamo che queste persone arrestate da Ostia al Comune di Roma hanno portato dei voti al Partito Democratico. Tassone ha preso 49.000 voti, se non sbaglio. Sì. Bravissimo. Gli arrestati sono tra i più votati, ricordiamo, tra gli arrestati ci sono quelli che hanno preso più voti. Esatto, quello ahimè dovunque, perché spesso chi detiene comunque un potere spesso criminale gode anche di potere per comprare i voti, insomma il voto di scambio, basta vedere i casi in Campania con gli impresentabili. In totale, secondo i miei calcoli, gli arrestati hanno portato al Partito Democratico circa 66.000 voti. Poi un altro dato politico, oggi leggevo che sono stati sequestrati circa 19-16 milioni di euro a Buzzi. Sì. Ma Marino, prima che scoppiasse l'inchiesta in Mafia Capitale, non ha guardato il bilancio del Comune di Roma, non ha scoperto, non aveva il dubbio che evidentemente i quattrini che il Comune di Roma dava alla cooperativa di Buzzi erano esagerati, tant'è vero lui si è riuscito a intascare tutti questi soldi che provengono dalle tasse dei cittadini romani. Il Movimento 5 Stelle quando entrerà e troverà un degrado incredibile anche all'interno del Campidoglio, quello che faremo per prima cosa sarà guardare i bilanci, e quando troveremo qualcosa che non va andremo in procura. Ecco, Di Battista, secondo molti sarebbe devastante dal punto di vista dell'immagine uno scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose. Secondo lei non è così? Concordo, però non è che le leggi possono essere applicate o meno sulla base dell'immagine. Legge è legge. Obiettivamente ci sono stati dei comuni sciolti per mafia per molto molto meno. Quindi ahimè, poi durante anche l'anno del Giubileo sarebbe devastante. Per quello Marino, se davvero vuole bene a Roma, facesse un passo indietro, perché se Marino si dimettesse potremmo andare brevemente a nuove elezioni e chissà che non potremmo anche scongiurare appunto il pericolo di uno scioglimento per mafia della capitale d'Italia, perché certamente per l'immagine sarebbe devastante, però dobbiamo anche cercare di capire che le regole vanno applicate. Cioè sostanzialmente Renzi, Roma non può essere sciolta per mafia. Renzi e il governo, prima di firmare per uno scioglimento, perché poi alla fine la decisione finale starebbe a loro, probabilmente cercherebbe di spingere Marino alle dimissioni. Io me lo auguro, anche se l'intervista di ieri di Renzi è molto molto debole, appunto leggetelo quel passaggio sul Corriere della Sera. Sì.
dimostra il fatto che loro cercheranno in ogni modo di coprire. Se vi ricordate, fino a qualche tempo prima, qualche settimana prima, anche durante i giorni della famosa Panda Rossa, no, delle multe del sindaco, l'avevano proprio abbandonato, il Partito Democratico Romano aveva abbandonato Marino proprio a se stesso, come dire, non lo sosteniamo perché questo è un sindaco incapace. E poi dopo è scoppiata Mafia Capitale, sono stati costretti a difenderlo. Questo è un po' purtroppo un Partito Democratico per difendere se stesso è capace di far crollare Roma. Questa è l'analisi. Poi anche Alfano centrerebbe sul, per quanto riguarda lo scioglimento, Alfano che è il ministro degli interni di un partito che ormai, io ho calcolato, il 36% dei parlamentari del nuovo centrodestra sono sotto indagine o hanno ricevuto delle condanne in primo grado. Cioè, no, tra l'altro parliamo di un partito che è all'opposizione in gran parte dei comuni e delle regioni, poi non è all'opposizione al governo, però ad esempio qui a Roma è all'opposizione il nuovo centrodestra. Sì. E che ha francamente ormai, però ha paura di andare al voto al nuovo centrodestra perché ormai ha più indagati e condannati che elettori. Io in questo momento sono a Bisceglie, tra poco farò una conferenza stampa davanti alla Casa di Via Provvidenza dove è coinvolto per associazione a delinquere l'attuale presidente della Commissione Bilancio del Senato, Azzollini, il quale tra l'altro nei prossimi giorni, al posto di dimettersi, nonostante su di lui penda una richiesta di arresto, pensate che dovrà darci pareri vincolanti di bilancio sulla buona scuola. Proprio colui che qualche giorno fa, che pare avrebbe detto alle suore di questa clinica dello scandalo, insomma, sono spariti 500 milioni di euro, mezzo miliardo di euro, abbia detto alle suore: mi scuso con i radioascoltatori, qui comando io, altrimenti ti pisce in bocca. Ecco, questo soggetto deve darci pareri vincolanti sulla buona scuola. Questa è la Repubblica Italiana, per cui chiediamo ai romani anche un sussulto di orgoglio, perché non basta lamentarsi. E lo dico a tutti i tassisti che ci ascoltano, a tutti gli studenti che saranno costretti davvero a cercare lavoro in India, a Mumbai, magari in qualche call center, di scendere in piazza e di venire in Campidoglio. Ci saranno tante associazioni, sarà una assemblea cittadina per chiedere appunto al sindaco le dimissioni di permetterci di esprimerci. Riepiloghiamo l'appuntamento, è per oggi? Dalle 17.30 fino alle 20.30 in piazza del Campidoglio, una piazza meravigliosa oltretutto. Sotto la statua di Marco Aurelio, il Movimento 5 Stelle insieme a delle associazioni ha organizzato questa assemblea cittadina per pretendere da Marino, noi lo chiamiamo Ignaro Marino perché, ripeto, non sarà coinvolto penalmente, però è coinvolto penosamente perché un sindaco deve anche accorgersi, lui si vantò di aver fatto eleggere Ozimo o Corazzi presidente dell'Assemblea Capitolina, dicendo gli assessori li ho scelti io, ne vado fiero, ecco, uno di questi assessori o l'assessore alla casa l'hanno arrestato. Poi scopriamo che Mafia Capitale non soltanto è stato un business sugli immigrati, e dobbiamo far capire ai cittadini che ormai l'immigrazione clandestina è diventata una nuova forma di finanziamento pubblico ai partiti, dato che i privati, che i cittadini, giustamente ai partiti non danno più soldi, i partiti cercano nuovi business e hanno trovato il business dell'immigrazione, appunto un finanziamento pubblico perché i soldi sono nostri, ma l'altra questione, l'altra filone di inchiesta riguarda l'emergenza abitativa, cioè i romani che vivono in case fatiscenti scopriamo che continuano a viverci, che il problema non viene risolto perché l'emergenza evidentemente fa guadagnare qualcuno. In acque torbide si pesca meglio, quindi più continua l'emergenza più si può andare in deroga a determinati leggi e più dei criminali, perché di questo si tratta, possono appropriarsi dei quattrini pubblici, delle tasse dei cittadini romani. Insomma, io non ho le scatole piene, per cui se i romani anche ne hanno le scatole piene. Dai messaggi che vedo, assolutamente sì. Di Battista, venite in Campidoglio, altrimenti non basta più lamentarsi o dire siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali. Il sindaco del Movimento 5 Stelle Fabio Fucci, intercettazione di Buzzi lo definisce incorruttibile. Ma noi ci abbiamo provato, Di Battista, l'abbiamo sentito qualche giorno fa, abbiamo provato a corromperlo il sindaco di Pomezia, non ce l'abbiamo fatta. Io una cosa però volevo soltanto dirvi un aspetto. Noi non è che siamo incorruttibili perché veniamo da Marte, veniamo dalla stessa Italia che a me ha prodotto corruzione. Giorgio Gaber diceva: io non temo Berlusconi in sé, temo il Berlusconi in me. Come a dire che dei bacilli di corruzione si sono, ahimè, inseriti in tanti italiani. Quello che ha il Movimento 5 Stelle ha delle regole che riducono drasticamente la possibilità di contaminazione. Se noi siamo obbligati a candidare solo incensurati, evidentemente una persona incensurata può rubare, però sarà meno probabile che rubi un incensurato piuttosto che uno che ha già rubato e già stato condannato per quel reato. Oppure fare due mandati massimo, quindi stare al massimo 10 anni nelle istituzioni e non 60. Io ricordo sempre che Napolitano entrò in Parlamento che Stalin era ancora vivo. Riduce la possibilità di farti cooptare, diciamo, non soltanto comprare, però diventare parte di un sistema e iniziare a ragionare sul fatto che il mio compito non è salvaguardare il bene collettivo, aiutare i cittadini italiani, ma mantenere quella poltrona, quindi scendere a compromessi con tutto, anche con i propri ideali, pur di mantenere una poltrona. Queste due regole non eliminano la possibilità di corruzione, che a me è umana, però ne riducono drasticamente gli effetti.
Di Battista, noi la salutiamo ringraziandola, ovviamente i microfoni sono Grazie. sempre aperti per lei. Io devo dirle una cosa, un giorno parliamo, sono arrivati centinaia di messaggi su questo aspetto, del Di Battista che va in curva anziché in tribuna autorità. Non può capire quanto la stimano i romani per questo aspetto. Beh sì, i parlamentari hanno la possibilità, no, di farsi dare biglietti dal CONI, compagnia bella. Credo che la tessera da parlamentare per lo stadio in realtà sia stata eliminata. Mi ricordo che la Russa si arrabbiò moltissimo che non poteva più entrare Ma in allo qualche stadio gratis, se non modo. ricordo male. Sì, io sono tifoso, mi piace molto il calcio, anche se anche lì è una vergogna che il presidente Certo. della Lazio, sono laziale, sono presidente della Lazio, sotto inchiesta, frasi indecorose, davvero indegne. Tra l'altro lui che ha una carica importante nella federazione, anche da vecchio, ha avuto processi, frasi inaccettabili. Ma la corruzione nel calcio riguarda anche l'assegnazione dei mondiali. Purtroppo dove girano così tanti soldi c'è la corruzione, c'è l'assenza delle regole. Quindi Possiamo dire che chi ha essere. distrutto questo gioco è più nelle tribune d'onore che nelle curve, nella stragrande Io di maggioranza questo ne dei sono casi. convinto. Nelle curve ci sono assolutamente, anche nelle curve d'Italia c'è feccia, Certo. per l'amor di Dio, ci sono delinquenti dovunque. Certo. Però guardate che se dobbiamo parlare di delinquenti ad altissima pericolosità sociale, ce ne sono evidentemente più nelle tribune d'onore o addirittura in Parlamento che nelle curve d'Italia. Se parliamo di altissima pericolosità sociale, no? Perché l'hooligans va ovviamente condannato che Beh, spacca una certo. fontana con una spranga, con la sciarpetta al collo, però esistono degli hooligans che io definisco gli hooligans al governo, che non hanno sciarpette ma cravatte firmate o abiti griffati, e che toccano tutto quello che distruggono, cioè toccano Pompei e la distruggono, toccano la sanità pubblica e la distruggono, toccano i conti di Roma e li distruggono. Lo fanno però con il sorriso democristiano, senza sbagliare congiuntivi e senza sciarpette al collo, ma probabilmente sono hooligans ancora più pericolosi di quelli con le spranghe. Di Battista ci venga a trovare, buon Buon lavoro! lavoro! Anche a voi buona giornata e grazie per avermi ospitato. Buon Grazie a lei. lavoro.